fatti e dibattiti. Per ogni fatto, un dibattito. Stavo magari sputando. No. Noi dobbiamo puntare a una tecnologia che sarà probabilmente, o io spero, libera e gratuita. Cioè, i rapporti di produzione, lo vediamo con le stampanti 3D, ci portano a pensare che il lavoro non solo venga liberato, o comunque liberi l'uomo da lavori noiosi, o comunque disumanizzanti, ma ci porta a pensare che il lavoro venga abolito completamente, ed è giusto. Ed è giusto. Il lavoro, così come concepito adesso, e lo vediamo, oltre ad essere svalutato, la tecnologia ha messo nel... Li renderà liberi. Nel senso che l'uomo non avrà più bisogno del lavoro per poter vivere, ma sarà già, gli daranno già il soldo. Ha detto, bene, fine del concetto biblico, quello non è il concetto, cioè, nel senso, quello è già dell'Ottocento. Concetto biblico della frase, lavorerai col sudore della fronte per guadagnarti il pane. C'è scritto nella Bibbia. E io come faccio a guadagnare? Quando Dio aveva... Tu non è lavoro, è arte. È diverso, Franco. Tu non lavori. Non è che faranno tutti arte, non è una totale. Cazzata, non è vero, Vitto. Non esiste solo l'arte. E chi è che fa il lavoro che appunto serve? Chi è che supervisiona le macchine? I rapporti di produzione saranno talmente elevati che ci sarà una macchina che ti raccoglie le materie. Questo è la terra dell'umanità, questa si spegne tutto così. Ma no, si accende tutto. Finalmente esiste l'uomo avrà bisogno solo della sua creatività e delle sue passioni. Dal punto di vista economico c'è la moneta, i soldi. Non servono, quello è solo uno strumento di scambio la moneta, non serve. È come se fosse un baratto. Ma neanche un baratto, tu praticamente vai nei supermercati, entra tutto gratuito, fanno tutte le macchine. Non ci sarebbe più anche tu. Ma anche Marx diceva un sacco di economisti. Sì, ma adesso è ancora. Secondo me che sarà tutto gratuito, mai sarà così. Perché anche se fanno tutto la macchina qualcuno dovrà... Perché non c'è la convenienza Voi vi fidate veramente delle macchine? Non per citare Terminator, ma anche dal punto di vista magari di un errore di logico. Cioè, affidare la nostra esistenza, la nostra vita alle macchine vuol dire essere, non dico schiavi, ma che se succede qualche problema a queste macchine noi siamo proprio fregati. Non sapremo sopravvivere. Già adesso, se tu vai in giro e dici prova a stare col cellulare già, senza un giorno, già non riesco. Ma già adesso se ci troviamo senza corrente non sappiamo più che cazzo fare. Però hai le conoscenze per riaccenderlo. Non hai le conoscenze pratiche. L'omino dell'Enel ce li ha. Non hai le conoscenze pratiche e tecniche. Le conoscenze pratiche e tecniche sono il fuoco e gli agnetti. Lui sta parlando dal punto di vista dell'elettronica, l'informatica, certo. Comunque devi studiartele, sono cose che l'essere umano deve capire, perché una macchina tu gli dai delle informazioni e poi lei le esegue. Ma queste macchine saranno create da noi. Il fatto che passeranno 100, 200, 300 anni in questo lasso di tempo, non sai se da quando le hai create, da quando ci sarà questa macchina iper ultra perfetta, saprai derivarne l'ABC. Ragazzi, andremo a finire come Matrix. Sì, il fatto è che se continua questa situazione anche dal punto di vista della cultura, che nessuno cerca di capire e comprendere, non ci sarà neanche più nessuno in grado di capire come usare queste macchine, quindi finiremo in una società dove saranno pieni di macchine che nessuno saprà più costruire le macchine. Ragazzi, il lavoro, il 90% dei lavori che ci sono così non arricchiscono la mente delle persone. Questo è il problema. Lo studio non è un lavoro, perché coltiva le tue passioni. Tu studi in qualsiasi momento. Diciamo la verità, quante persone studiano al mondo perché veramente e poi alla fine vanno a fare il lavoro. Ovvio, ma perché ti hanno creato uno sparacchio, ti hanno detto perché se non studi devi andare a lavorare, anche quando sei a scuola ti dicono se non studi guarda che se voi siete giunti a queste conclusioni qua è anche grazie alla vostra formazione che vi siete fatti
che se io vi lasciavo, se i vostri genitori, per dire, vi lasciavano allo sbaraglio, a me mi hanno lasciato allo sbaraglio, mi hanno detto quello di prova, no ascolta, ti hanno pagato una scuola privata, no, non è quello che voglio dire io. Che se tu fossi nato spostati da lì, se tu fossi nato, che ne so, in una situazione dove non potevi studiare, non avevi poteri, perché non puoi? Perché non puoi? Perché non esiste lo stato sociale. Non è impossibile che la scuola dell'obbligo non sia gratuita. Il discorso che voglio è quello. Prima è impossibile che mi sveglio la mattina devo pagare l'acqua che bevo. Io senza l'acqua muoio. Il discorso che voglio fare io, che attenzione, io voglio un attimino spostarmi. Che il movimento fisico e il movimento cerebrale che tu fai quando lavori e che tu utilizzi nella vita pratica, adesso spostato alle macchine ti procurerà gravissimi problemi, innanzitutto a livello... Perché ascolta una cosa, gli Amish che stanno dalla mattina alla sera a lavorare i campi, mangiano cose biologiche e non hanno lo stress delle tecnologie, sì. Guarda, hanno, perché non, livello stress zero, cose per prendere tumori chiaramente, perché poi c'è anche la storia del glifosato nelle coltivazioni e tantissime altre cose. Ma sei a favore, è a favore di sì, ma le tecnologie, vi dico io che peggioreranno solamente la questione, perché io adesso vedo gente che va in giro con quei cazzo di robe lì che tutti, certo, che sei sopra. Allora sì, tu bravo, tu intanto vai con le rotelle, fatti trasportare, io nel frattempo però mi faccio 10 km un giorno sì e un giorno no, voglio vedere mentalmente, fisicamente, fra i due chi sta bene. Oltretutto io ho anche capisco anche quelli che sono gli obiettivi della vita attraverso anche lo sforzo mio personale, che possono essere obiettivi sportivi, obiettivi, bravo, di studi e obiettivi lavorativi, esatto, che ti fanno star bene dentro e non ti provocano stress. Rispetto tu invece 50 anni fa, ingrassi perché ti fai aiutare, sì, dalle macchine, e voglio vedere che tu pensi di non essere stressato, perché dici tanto le macchine fanno tutto. Invece 100 anni fa c'era quello lì che invece dalla mattina alla sera andava su e giù dalla montagna per prendere e portare la caraffa d'acqua in famiglia, beveva 2 litri di latte di capra al giorno e campava 100 anni. Invece adesso campava nella più totale ignoranza. Questa è la tecnologia, no, che quanti porta rispetto a 50 anni fa fanno sport? Il 500% in più. Tu, è una questione questa, liberare tempo, primo. Secondo, gli amici, una comunità di repressi, perché non hanno il diritto alla cultura libera, ma è anche un'informazione, è un pensiero patriarcale di 30.000 anni prima. Se sono Amish, io so che nasco e non posso avere una scelta nella mia vita. Io almeno qua posso fare il polemico. In una comunità di Amish dico, oh pa, vado a comprare le sigarette. Non puoi fare neanche questo. Gli Amish vivono sì in una società naturale, ma sono più legati di tutti alle convenzioni sociali. Ma come di noi? Io dico una cosa, quando Sale ha detto diritto alla sopravvivenza, io so che anche Victor, tu sei a favore. Perché mi parlavi del reddito di sopravvivenza. Io non sono per il reddito di sopravvivenza. Come? Non idea in 2 settimane? No, allora, io la vedo così. Un conto è fare come fanno in Nord Europa, che io ti do 500 euro, per dire, faccio un esempio, di 500 euro finché tu non ti trovi, sei studente, finché tu non ti trovi il lavoro, va bene, io ti aiuto. Ma se io ti devo pagare a vita senza che tu non faccia un cazzo, questo no, assolutamente. Perché c'è anche gente, perché la gente che ti paga in realtà poi sta anche lavorando. Allora, io dico, quindi non è giusto che una parte di popolazione lavori e un'altra parte non lavori. No, perché tu ti aspetta. Così blocchi tutto. No, tu ti aspetta. Il reddito di sopravvivenza deve aspettare a tutti, primo. Secondo, ti deve dare, sì, lo stato sociale, ma più che acqua, pane, beni di prima necessità, no. Ti deve dare il minimo indispensabile per poter respirare. Non è, se vuoi comprarti il caviale, vai a lavorare, vai a mangiarti il caviale, capito? Ho capito, ma tu nasci, con i tuoi 280 euro al mese, 300 euro al mese per fare la spesa. Okay. Boh, finita la spesa, tu devi avere diritto, qual è il minimo abitabile? 33 metri quadri? A 33 metri quadri. La sanità, il ticket, via. Il trasporto pubblico, gratuito, tu devi essere in grado di sopravvivere. Nessuno ti dice che devi vivere di rendita, perché se hai i soldi per fare la spesa, non vivi di rendita.
non puoi neanche comprarti la droga se dici adesso la gente lo farò. Ma su questo sono d'accordo anch'io. Da dove arriva? Da dove arrivano questi soldi? Cioè ci deve essere un giro economico dietro. Perché poi comunque il problema è se cos'è. L'inflazione si crea con dove vanno i soldi adesso. No, l'inflazione si crea con l'inflazione si crea con soldi. Guarda, questa cosa qua è facilmente risolvibile se tu crei dei soldi virtuali. Sì, esatto. Cioè, non servono i soldi, si tolgono. Basta togliere. Allora serve mettere il reddito se poi non serve. Ma infatti soldi. Lui dice reddito, più che reddito, sai cosa serve? Tu hai bisogno di beni per sopravvivere, casa, cibo, sanità, istruzione e mezzo di trasporto. Io non ti darei neanche in mano i soldi. Questi sono dei servizi e la gente lavora per te per darti questi servizi, non ha diritto ad essere pagata e retribuita? Sì, ma se allora, se pagata, allora dovrebbe lavorare è pagata, no, è pagato e retribuito, ok, ma infatti noi saremo tutti pagati e retribuiti. Il problema è questo, che il reddito quando lavorerai non dovrebbe andare per le spese di prima necessità, perché se no vivi per sopravvivere, vivi per non avere niente. È un circolo vizioso. Ma io diciamo che quelli che lavorerebbero ai supermercati, loro avrebbero lo stipendio del supermercato ovviamente, però avrebbero anche un minimo di reddito. Però tu già nasci che hai tutto quello che ti serve di spesso. Allora ragazzi, vi fermo un attimo. Ma questo è quello che già c'è in Nord Europa, esatto, il welfare state. Allora, però non è la vita quello del Nord Europa. In Nord Europa ce l'hanno. Ma certo, ma se arrivi a 3.000 euro al mese, che cazzo ti do? 33 metri quadri d'acqua al pane. Le vere rivoluzioni comportano dei cambiamenti socio-economici epocali. Quando la tecnologia sarà al servizio di tutti, potremo pensare addirittura a una società nuova. Potremmo perdere tempo in un'utopia, ma finché così. Siamo molto, come dire, siamo ancora molto impacciati e molto legati al passato. Faccio un esempio proprio concreto velocissimo, le stampanti 3D. Se un qualsiasi stato, al posto di comprare dei cacciabombardieri guasti per creare un indotto per delle aziende, per far girare economia, lavoro e tutto, comprerebbe delle stampanti 3D, una casa da fare una stampante 3D. Quindi risolveremo anche dei problemi di sopravvivenza necessari quotidiani, senza andare lontano. Però ovviamente questi caccia che creano un indotto, per chi creano un indotto? Per le clientele di Montecitorio, molto banalmente, purtroppo in Italia, ma tutto il mondo paese, ma soprattutto in Italia lo vediamo tutti i giorni, concorsi, bandi pubblici, non si vincono, si comprano. Grazie per averci seguito.